Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi. Mi raccomando, possiamo arrivare a 100 like, lo so che ci siete là dietro nascosti. Non fate gli pigri. Allora, tra un po' di giorni dovreste iniziare scuola barra slash lavori vari. E quindi ricominceremo sempre con lo stesso ritmo, tanto siamo rimasti sempre sull'orario delle 2:30, quindi sempre a vostro favore. E andiamo a vedere ovviamente le cose che ho fatto ieri sera, perché c'era il cambio appunto con la nuova collezione, dove non hanno ridimensionato i costi della crescita del tabellone, quindi sono rimasto ancora in quella situazione brutta dove non riesco a salire più. Allora, intanto Monopoly Origini di ieri ci hanno regalato questi pochi dadini, dei dollarini e una bustina. Poi abbiamo, vabbè, boom d'adesivi di ieri che mi ha dato delle carte dorate che mi hanno fatto finire, se non erro, una collezione. Poi abbiamo che ieri ho finito l'evento, quello di ieri, quello da 6.000 e tre finali più bustina. Ecco, in pratica questa era la bustina precisa. Poi abbiamo la collezione che avevo completato ieri di nuovo, quindi bottega di Babbo Natale, Tetno la collezione. Questo è il messaggio del nuovo album Origini di Monopoly, completa l'album per vincere premi, 83 giorni e 21 ore, diceva, quando l'ho aperto, quindi ieri sera. Poi queste sono le carte che mi avete mandato voi, quindi devo ringraziare Francesco, l'altro Francesco, Ale, Alex, oddio quello c'ha un nome piccolissimo, ti ringrazio ugualmente se ti leggi, Asert, Ella, Steo, Ettore, di nuovo Ale, c'è anche una Graziana. Il bello è che sono tantissime, mi sembra sono 45-46 carte, quindi anche Benedetto, vediamo un po' se c'è qualcun altro, Francesco, Giuseppe, Fankarg, di nuovo Asert, vediamo un po' se c'è qualcun altro, no, Ettore di nuovo, proseguiamo, vediamo un po' quanti siete, se c'è qualcun altro da salutare, Davide, e per ora sembrate tutti, mi avete mandato veramente una vagonata di carte per completare, non per completare, per avere la possibilità di arrivare a 1000 stelline per poi fare l'apertura nella nuova, nel nuovo album, e è andata alla grande, quindi ringrazio tutti. Anche Matteo, vedo anche c'è qualcun altro, no, ok, sono tutti. Ringraziato anche Ellas, vai così. Allora, ovviamente, sono riuscito a prendere la cassetta, grazie a voi. È andata ad aprirsi e ci ha dato un po' di robine, niente male. E quindi adesso abbiamo iniziato la nuova collezione, io ieri sera ho già giocato, sono già a buon punto del nuovo evento. I due nuovi eventi sono questo che dovrebbe essere appunto Origini di Monopoly, è il primo che si fa con imprevisto, stazioni o probabilità. Premio finale 6.500 dadini. Questa è la lista che abbiamo preso da Monopoly Go News sul Telegram, quindi andatela a trovare, è qua sotto in descrizione il link. Lista completa, io già mi sono fatto più o meno, adesso sto ai 5 minuti di cosa, che sto alla 29 io. Sto in posizione 29. Mancano ancora 3 giorni e 5 ore, lunghissimo questo evento di Origini di Monopoly, veramente triste. E ovviamente sono 41 step, ci sono diversi dadi e non è difficilissimo da fare perché comunque è su stazione, quindi facciamo stazione e torneo. Anche se devo ammettere che a me stazione e torneo non sta andando molto bene perché il torneo sono 18esimo. Poi questo invece è il torneo, la lista presa sul Discord direttamente di Monopoly Go Trade, con la lista completa di tutti i reward fino ad arrivare ai 1200 dadi finali. Anche quello l'ho quasi completato, devo fare mi sembra un paio di step per arrivare ai 1200 dadi. E la cosa bella, ma la cosa bella bella che adesso andiamo a vedere insieme, è che siamo arrivati alla bellezza di 80.540 dadi, quindi anche Mordughino riesce a salicchiare un po'. Ok, allora andiamo a fare tutte le cose del caso, che dopo andiamo a vedere pure le carte che ho a doppione, perché ho 54 carte se non era una cosa del genere. Quindi GG per me. Intanto andiamo a vedere se facciamo un'altra cassa community di quelle belle cicciotte, anche se non ci credo proprio. Ok, già l'audio si stava buggando benissimo. Cominciamo bene.
Ok, levami subito quelle che non hanno il bonus amico, grazie. No, dai, chiave alla seconda botta sulla stessa. Ok. Vabbè, ringrazio i ragazzi che hanno partecipato alla cassa community o che ci hanno almeno provato. Negozio, negozio. Vediamo un po' nel negozio che cosa abbiamo. Gratuito. Vediamo un po' se ci dà roba buona. 5 milioncini, 23 dadi. Un po' di tristezza, però sono sempre buoni. Ok, vediamo la mia posizione perché non mi ricordo dove l'ho lasciato ieri sera. Bene. Ci spostiamo in maniera tattica e dobbiamo pensare a passare su stazione. Quindi i percento si tirano dalle posizioni corrette. E così si fa. Peccato che mi è andata un po' male, però 5-5 ci ha mandato su un'altra posizione corretta. Ok, ovviamente 300 punticini, però non era quello che volevamo. Posizione sbagliata, quindi direi di andare a riposizionarci. Lì erano altri 300 punticini. Però è meglio non consumare i dadi in maniera estrema. Anche perché sì, ci stanno dopo dei dadi da recuperare, però stanno un po' più in là, quindi insomma. Posizione di nuovo corretta, vediamo un po' che cosa succede. 6, 7, 8, siamo andati oltre di uno. Un po' triste. Ok, liscino, bel liscino. Va bene, piano piano ci rimettiamo in posizione gentle mount. Allora, questo lo posso pure azzardare perché dopo c'è un armor. Se mi viene il numero corretto dovrei finire su armor. 4, 1, 5, tristezza, veramente brutto tiro. Forse imprevisto, ok, non è imprevisto stazione e già è tanta roba, almeno non sprechiamo cose. 5, 6, 7, una posizione buona, eccola qui, arrivata. E da qui si tira. 6, 7, 8, siamo andati oltre di uno di nuovo. Sto facendo troppi 8 oggi, eh. Oggi ci sono troppi 8 nell'aria, no, te prego, il 3 su stazione, no, vabbè. Ci siamo levati una distruzione, diciamo che da una parte siamo contenti. E nulla. Oh, questo c'ha il red. Quello lì da beneficenza. Di scudo. Complimenti. Complimenti, ragazzo. Ok. Ah, c'è parcheggio gratis. 59 minuti. Manco me ne ero accorto, ragazzo. Proprio storto. Ok. Andiamo a prenderci un po' di animal. Vai così. Niente di fatto. Brutte posizioni. Veramente brutte, brutte. Sì, ma me la dai una posizione discreta, per favore? Una discreta. Ok, vabbè, diciamo che questa è 8. Se adesso esce 7 mi arrabbio. No, è uscito addirittura molto più lungo. Ok, 4 e 7, ovviamente di 1. Niente, non ci vuole far passare su stazione. Eppure stiamo prendendo tutte buone posizioni. Questa si chiama proprio sfortuna, raga. Proprio sfortuna. Iniziamo benissimo questo nuovo evento, questa nuova collezione. Nulla. Diciamo che qua me la posso rischiare perché dopo c'è sta l'imprevisto lì sopra. Quindi magari andiamo a finire sull'imprevisto. Sì. No, liscio di uno, ma dai. Sono tutti lisci di uno, regà. Me ne state a rendere conto? Questo è liscio di uno pure sopra l'armor. Dai, non c'ha senso. Non sto prendendo un per cento. Cioè uno che sia uno. Ma cos'è stamattina? Ci dice male, ci dice. Un dado sul per dadi, va bene. Posizione buona, per favore, ci vai su stazione una volta, per una. Vediamo un po'. Oh, alleluia. Vabbè, una distruzione. Ovviamente non la volevate tutte. Allora, andiamo d'attacca, vediamo un po' se l'ha ricaricato. Vediamo un po' se ha ripristinato la situazione. Su attacca, lo continuerò sempre a scrivere. Figuro 100-100. Sbaglierò sempre. È tutto steso, quindi abbiamo una problematica. Sono rimasti qui due. Già sei problematica per oggi. Ok, 500 punti ci portano a dollari. A Raffa Gemme. No, non è Raffa Gemme questo. O sì? Ah no, soldi a profusione. Se riuscissimo ad andare sul torneo sarebbe una cosa buona con i soldi a profusione. Ma ci dobbiamo riuscire ad andare. Che fanno andare? La fortuna che ci abbiamo noi, guarda, abbiamo 158 dollarini, milioncini, tristi. E dai, dammi una posizione, ma no, doppio 5 così, no. Fammelo su stazione il doppio 5, no? Niente di niente. Mi sa che oggi è una puntata molto droppe. Parecchio droppe. Di nuovo doppio 5 che non c'ha senso di esistere, vai. Qui perché c'è sta l'imprevisto me la rischio, se no non l'avrei fatto da questa posizione. Infatti andiamo su imprevisto preciso.
Quindi stazione imprevisto e andiamo a finire direttamente su una distruzione. E quindi ci dovrebbe dare 700 punti per l'evento. Sono buoni. Per il torneo diciamo che è più che altro per arrivare all'ultimo step che è 1200. Che non è ottimo, però almeno magari ci fa fare meno drop. Ok. E piano piano si estende. 145 miliardi. Comunque date veramente pochi d'India. Pure col per cento. Ma com'è, raga? Ma com'è così bassini? Su! Un po' di grinta, cercate di salicchiare. Olè. Vediamo un po' se riusciamo a creare qualcosa oggi. No, dai, di nuovo tre. Lo sapevo io. Ma lo fai apposta, gioco, lo fai apposta. È palese, dai. Palesissimo. Mo' che c'avevamo il bellissimo bonus dei dindi, ma ha sprecato una stazione in maniera indescrivibile. Vabbè, proseguiamo. Vediamo un po' se riusciamo a metterci in una posizione decente. E dai, no. Ok, almeno una distruzione. Ma sfortunelli oggi, sinceramente. Forse era giocata da fare a per 50. Forse. Però c'ho, sì, tanti dati, ma non li voglio sprecare come faccio di solito, che perdo la cognizione e vado di cattiveria. Quello si può fare quando magari ci sta qualcosa nel torneo, tipo una bella pedinetta, una bella robina, uno si impegna e via. Che è un bel per cento. Allora, 6 e 2, stazione piena, dai. Oh, una bella rapina. L'abbiamo presa da Giove, andiamo da Giove. Almeno so 500 e rotti mila, tre anelli. Buono, 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 buono. Cominciamo a ragionare. Ok, dollarini, andiamo al miliardino, al biliardino. 800, lì manca un pezzettino e siamo arrivati al traguardo dei 1200 dadi. Quindi niente male. E sopra c'è una bustina. Imprevisto dadi molto sprecato. Ovviamente. Posizione molto buona, vediamo un po' se ci dice bene. No, ammazza, è tiro lungo però. Vabbè, si è riposizionato discretamente, però i tiri vengono a schifo oggi, ma che è? Ma chi ve l'ha programmato i tiri stamattina? Ok, un bel per cento da qua, vediamo un po' se ci dice bene. Assolutamente. Oggi veramente, raga, sto a failare tutti i tiri, nonostante sto andando in tutte le posizioni corrette. C'è qua quadra che non mi torna. Ok, oh, una bella stazione, dai. Ogni tanto si ricordano di noi. Così vediamo di riuscire a prendere pure quella bustina. La busta. Attacca. Oh, sotto ho scritto bene. Prima ho scritto attacca di nuovo. Siete pronti per il rientro a scuola? Avete studiato? Avete fatto i compiti? E ieri mi ricordo chi mi aveva scritto che dovevo andare a fare i compiti di pomeriggio. Era compiti di vacanze. Vi siete messi sotto? Poi rompo le scate gli insegnanti, eh. Meglio non sentirli. Allora, vediamo un po', doppio 5 di nuovo. Troppi doppi 5 in questa partitozza. E un altro 4 che arriva dal nulla. O faccio doppi 5 o faccio i 2, i 3, i 4 quando sto in posizione che non dovrebbero attivarsi, crearsi quei tiri brutti. Ok, un 2 che mi mette però in buona posizione. Vediamo un po' che mi dice. Imprevisto stazione. Oh, alleluia, 700 punti su rapina. Questi ci piacciono abbastanza, oserei dire. Va bene, 419 billions. Che non sono ancora tanti. E sta pure per finire. No, è finito. Quello lì del raddoppio delle monete. Tre carte nuove, piccoline. Si comincia a arricchire la nostra nuova collezione. 600 punti su torneo e ci dai 1200. Quindi abbiamo preso tutti i premi e siamo quindicesimi. Brutta cosa, siamo ritornati sull'80.000. Sto a 14.000, il più alto sta a 49.000. Questo gli è capitato il per 1000 su rapina. Per forza, raga, per forza. Quindi è un problema grave. Per fortuna che non ci sono pedine. Però ho notato che sono un po' di giorni che non riesco a arrivare tra i primi nei tornei, quindi è ricominciato di nuovo tutto come prima. Mi ricordo dicevano i tornei saranno più bilanciati dai prossimi aggiornamenti, sistemeremo
l'entrata nei tornei, ma non l'hanno fatto, secondo me non l'hanno fatto. Concordate? Concordate con me? Quotate? Allora, un 6 e 3 forse va su. Una bella armor. Ok, posizione molto buona, perché se sbagliamo andiamo su prigione o su imprevisti. Non abbiamo sbagliato. Bene. Bene, bene, bene. Bella attacca. Ciao Victor, non ti attacchiamo perché abbiamo la nostra fonte di salvezza. E poi c'è la mia faccia, la nostra fonte di salvezza, quindi lasciamo perdere. Ok, l'ho steso tutto io sto tabellone. Se vedete che avete giocato un po' meno, eh? Se vedete che vi siete distratti. Ok, 500 punticini, quello sopra è 2000. Torneo ormai sono solo punti per salire in classifica. Quindi niente di eccezionale. Oggi faccio anche il pomeriggio, quindi neanche ci posso stare appresso. Quindi il risultato che faccio adesso è quello lì che rimane e è quello lì che può variare perché mi menano male. Allora proviamo a passare qua che c'è un imprevisto. Ok, no, siamo passati su un armor, va bene uguale perché comunque abbiamo risparmiato dadi. Madonna che tiro lungo. Vabbè, levata una distruzione. Non si guarda in faccia a nessuno. Ok, tutte e due le strutture distrutte, però c'ha gli scudi questo ragazzo. Va bene. Vediamo un po' che creiamo da qua. Un 5-7, brutto, molto brutto, peccato che devono essere punti. No, non mi fa di nuovo un 4, va bene. Questo si può pure... che lo potremmo pure accollare un 6. Sì, ho capito, però non posso fare 2. E niente. E niente, il 6 me l'accollo, ma meno no. Ma 6 e 5, ma che sta succedendo oggi? E poi è il raddoppio dadi questo, quello lì che dà 100, non che dà il doppio. Quindi è triste triste la situazione. Dai, ho lisciato pure l'imprevisto, ma com'è? Guarda un po'. Vado a mettere per uno perché la posizione non è corretta, vado a finire su una rapina. Ditemi se non è fatta apposta. Le probabilità. Ok. Proseguiamo e speriamo. E qua cominciamo a vederla un po' dura. E comunque si scenderà dagli 80.000. Ormai è calcolato. Però già tanto ci siamo arrivati a 80.000. Posso dirlo? Dai, ma posso fare 5 così? Ma perché? Questi tiri apposta. Vabbè. Vabbè. Fate mettere in posizione, per favore. Quindicesimi. E di sicuro non recupereremo tempo. Spero di fare almeno una bustina anche di quelle piccole. E comunque il nuovo album, sì che ci vogliono 80 giorni. Però è meglio cercare di accelerare immediatamente, così da avvantaggiarsi per gli ultimi. Che se può finire 3 volte magari, essendo lungo, 3 volte non sarebbe mica male. Bel per cento, vediamo un po' dove andiamo a finire. Ovviamente nel vuoto totale. 6 e 5, di nuovo un tiro lunghissimo improponibile. Ci siamo riposizionati bene. Dai, gioco. Gioco. Che dovremmo fare? Gioco. Non fare 4 da qua perché lo so che lo fai. Ha fatto 3. Ha fatto di nuovo 3. È da non credere. Niente, liscio di 1. Oggi le stazioni non sono nostre amiche. E questo l'abbiamo capito. Ok. Rischiamocela qua perché lì giù c'è un imprevisto. Quindi se non arrivo a tirare normale e tiro verso l'imprevisto, magari dà qualcosa. 200 punti ce la colliamo. Ok, una station presa. Con distruzione ovviamente, perché le nostre bellissime rapine vengono sprecate a per uno. Il gioco ce lo chiede in ginocchio. Ok. Bella attacca. E vediamo dove capitiamo. Tutto steso, raga, tutto steso ormai. Ecco qua, finita l'ultima struttura a destra. Adesso ci rimane quella a sinistra. E saranno altri 2-3 attacchi. Quindi speriamo in più rapine. 14esimo. E stiamo elemosinando posizioni. Ok. Allora, questo è il punto più sbagliato per fare il 5. Perché ovviamente avete visto la posizione. Però ci ha messo bene. Dai, però la prize o no, te prego. È nulla. Secondo me non me lo fa il raddoppio, infatti. Mi dà 100 dadini che me li sbatto al naso. E siamo a 78.000 in pratica. Oh, ho fatto un 5. Ho fatto bene a tirare a cavolo a per cento.
Ho capito, ma piccola rapina così a secco, neanche la possibilità, neanche il pensiero mi ha dato. Neanche a far finta che fosse sbagliato così, proprio diretto. Vabbè, tredicesimo. Diciamo che non arrivo tra i primi, però qualcosa ce la portiamo a casa, eh. Ed è già tanto. Vai, un bel percentos. 5, 6, 7. Tristezza. Niente. Vediamo un po' se troviamo la posizione, eccola. E mo se spera. Vediamo un po' se riusciamo a passare su una benedetta station in modo concreto. 2. Mo se fa 4 mi arrabbio. Mo se fa 4 mi arrabbio tantissimo perché ho messo il per 2. Ha fatto 5. Mi dovrei arrabbiare? Penso di sì. La rischio perché questa posizione non dovrei gestirla. Infatti. Però vabbè. 100 punti ci portiamo a casa. Lì ci sono dadi. Il problema è che sono 8.000 punti entro 24 minuti per la bustina. È impossibile. Quella è veramente un traguardo impossibile. Per come sta girando questa mattina, è impossibile da raggiungere in 24 minuti. E non abbiamo neanche 24 minuti. Ne abbiamo 10. Quindi mi sa che quella bustina me la gioco. Peccato, peccato. Ripeto, comunque non sarebbe stato fattibile arrivare a 8.000 in 24 minuti, specialmente con la giornata di oggi, come vanno i tiri. Guarda che spreco. 5, 6, 7, un bel imprevisto. Grazie. Vai, 6, 1, 7, vuoto. La posizione è vuoto. E niente. Bel per 1 perché da lì. Doppio 5 si chiama tristezza. E poi è 6 e 4 in realtà. Buona posizione. Vediamo un po' di tira qualche punticino su. Niente. Oggi i tiri non vanno. Oggi la mia fortuna è andata sotto le scarpe. Infatti la rapina è andata per 1. Ovviamente. E vabbè, era un'altra volta la piccola rapina comunque. Ma che succede? La vogliono fa penà sta nuova collezione in maniera greve. Gli eventi noi ce li vogliono fa veramente sudà. Ok, 5 e 5 di nuovo, doppio 5 così è veramente tristezza. E 1 7 va bene. Vediamo un po' una distruzione, ovviamente. Mi pare che ci regala soddisfazione il gioco, ma quando mai? Solo quando dice lui, cioè mai. Allora, attacca. E l'ultima struttura cominciamo a stenderla e poi vediamo che succede. E voilà. Buttata giù. Altri due attacchini, tre attacchini. Probabile. 500 punti. Siamo a 800 su 8000. Minimo mo. Secondo me ci credono un po' troppo quando fanno i conteggi. Secondo me sbagliano qualche conto perché è palese che io non sarei mai arrivato a quella bustina. Ok, se c'era un per mille adesso da qualche parte nel torneo, forse ci potevamo pure azzardare. Però, un po' difficile. Ok, proseguiamo i nostri attacchi e speriamo che fa qualche punto in più. Magari off camera, ma neanche off camera posso perché alla fine, se ci pensate, devo continuare a edità, fa roba del genere. Quindi chi c'ha il tempo mo deve fare quella giocata dei 20 minuti. E Monopoli, Monopoli. Comunque ieri, grazie, io ieri ho provato a fare una live, ragazzi di Monopoli. Potevate venire a trovarmi sopra Minecraft a vedere qualcosina. Non so se ve ne siete accorti. Ve ne siete accorti che ho fatto la live, oppure non vi è arrivata proprio la notifica. Su YouTube può essere tutto, non è che do la colpa a voi, perché non si sa mai che queste notifiche funzionano a metà. Le volte è un problema. Però fatemi sapere se ve ne siete accorti. Se poi volevate passare, se non vi interessava proprio a prescindere il buon Minecraft. Dai, perché 5 adesso? Perché 5 sulla rapina? Dimmelo tu. E poi erano banconote. Diciamo che era pure buonino. E il gioco ci prende in giro. 1400 su 8000, no, non ce la farò mai, raga. Mancano 4 minuti, 5 minuti. Sì, ma lo stai a fare apposta, il gioco. Lo facevo tutto a percento, secondo me non mi faceva passare qua sopra.
Se hanno fatto i fix per i furboni, probabilmente l'hanno fatto pure su tiro dadi alla fine. Lo faranno pure su tiro dadi. 100-100. Ok, 5-4. Imprevisto monedine. Ovviamente faccio 3. Veramente, raga, veramente, veramente, veramente. Questo nano non c'aveva neanche una protezione. E io mo tiro per 100 a sbuffo. Questi ultimi 4 minuti tutto a per 100, guarda, eh. Oh, 6 e 4, stazione. Qua. Ho tirato a sbuffo perché tanto dico, vabbè, qua mi trolla, a sto punto seguiamo il troll. L'ho fregato perché ma mi voleva trollà. Sarebbe stata un'altra stazione. Ok, sono dodicesimo, non so se con quale miracolo. Una bella armor che va bene. Vabbè, da qua non puoi andare su qualcosa. Dai, non puoi. Diciamo già 5 c'è probabilità minima. Ma quello lì dove stavamo prima non poteva, dai. Me la rischio. Fine. 6 e 6. Madonna, che tiro lungo. Che mi ha lisciato il mondo. No, adesso non farai 4, vero? Beh, mi sei arrivato vicino a farlo. Allora, 2000 su 8000. E niente. Ok, una bella Prison. Dai, facciamo un raddoppietto, faccelo. Vabbè, magari qualcosina di più sarebbe stato più carino. Ok, vedete? M'ha trollato di nuovo. Se facevo il tiro basso mi fregava. Maledetti. Fatto proprio apposta. Bene. Seguiamo quest'onda. Estendiamo a pieno attacco. Lo facciamo rimanere senza niente sopra oggi. Ah, ho visto che nessuno mi ha chiesto carte, probabilmente perché nessuno ha pensato anche che avessi fatto già delle carte in serata e è normale. Oggi faccio vedere tutta la collezione. No, dai. No, dai, non ci credo. Di nuovo uno doppio 5. E poi sarebbe 6 e 4, non è doppio 5, però avete capito. Da non credere. Ok, adesso se fai un'altra volta doppio 5 mi arrabbio. Posizione brutta, che se mi arriva 4 mi arrabbio due volte. È arrivato 6, no, va bene, posizione buona. E speriamo di prendere ciò che è nostro, assolutamente no. Ma dovrebbe fare un 2 per farmi arrabbiare davvero. Ok, uguale, dovrebbe fare un 2 per farmi arrabbiare davvero. Piano piano si sta rimettendo in posizione una alla volta. E il tiro è sbagliato. 6-7, ecco la posizione arrivata. Ale, vediamo un po' se ci arriviamo. No, abbiamo preso l'imprevisto. Vabbè, sempre qualche punticino c'è, eh. Nulla. Io anche col 5 devo dire, a me devo imparare che anche il 5 è una posizione possibile. Ecco, basta che non mi esce il 2. Sarebbe pure. Beh, vaffanbeccolo, Morduk. Se dovevi pensare che c'era l'imprevisto là. Vabbè. Oggi non ci fa giocare come diciamo noi. Mo mi rifà doppio 5, 100-100. Oh, l'ha fatto! No, raga, non ci credo, l'ha fatto. E sta... No, dai, vabbè. Uno vuole giocare serio, invece il gioco mi trolla alla grande. Oh, se lo faccio, ovviamente non ci va. Mo va su prigione, guarda, eh. Quanto ci sbattete? Prigione 5. No, 9. Di uno liscio, guarda che maledetti. Ok. Niente, addirittura i doppi 5 che vanno veramente dove vogliono andare loro. De uno, vabbè. Dai, passo su imprevisti, su. Sì, sto tirando a full 100 perché mi ha rotto le scatole. Guarda, mo tiro a full 100, non vado a finire su una stazione. Oh, alleluia. Dai, attacco Rustic Emo che sicuramente c'ha l'armor. Non ce l'ha. Ok. Fortunello. Ti devo stare zitto. Undicesimo. Abbiamo recuperato un po' di posizioni. Non proprio tanto bene, ma qualcosa. Ovviamente l'abbiamo riportata. Di 3 miliardi che non ci posso fare niente perché ovviamente le mie costruzioni sono ancora a costo elevatissimo. E non ha senso questa cosa, come avete detto pure voi l'altro giorno. Ok, allora diciamo che il nostro risultato è questo. Più di questo penso che non possiamo fare per oggi.
Vediamo stasera se arriva qualcos'altro oppure dopo il torneo. Perché qua effettivamente questi 8.000 sono improponibili da fare in modo tranquillo. Intanto mi vado a ritirare i dati di Gix Michele e vi faccio vedere la situazione della mia collezione. Gli album. Allora, per avere le carte in regalo da me, se ci sono carte doppie in regalo che vi possono servire, tipo opere buone, a spasso del tabellone, roba del genere, dovete assolutamente essere miei amici, quindi link in descrizione per diventare mio amico. Dovete ovviamente fare un commento con la lista delle carte che vi interessano, anche se non ce l'ho. Dovete mettermi il vostro nome in gioco scritto nel commento. E se avete un'immagine profilo, descrivetemela più correttamente possibile, così vi trovo più facilmente. Ovviamente per adesso siamo tutti a vuoto perché abbiamo iniziato adesso, ma qualche doppione piccolino mi è spuntato. E anche qualche doppione dorato già, perché ho trovato pure già qualche dorata, come vedete, con un po' di fortuna. Ho trovato prima le dorate che le carte che mi servono. Va bene ragazzi, questa era la puntatina di oggi di Monopoly Go. Spero vi sia piaciuta. Vi ho lasciato anche appunto le liste delle ricompense dell'evento che sta là sopra e del torneo. E niente ragazzi, arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag MonopolyGo qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e mi raccomando i mi piace, sono sempre gratuiti.